Non solo Roma. Le notizie dalla regione con Elisa Mariani. Bentornati a Non solo Roma, continuiamo con il nostro percorso nell'informazione e nell'approfondimento giornalistico. Tre notizie, quelle che andremo ad approfondire adesso, che riguardano ovviamente il nostro territorio, perché è venerdì e ogni venerdì il nostro approfondimento giornalistico si concentra proprio sul territorio. Lo facciamo insieme alla redazione di Il Faro Online, in particolar modo insieme a Clarissa Montagna, che è nostra ospite qui oggi in collegamento video a Non solo Roma. Buongiorno Clarissa, ben trovata. Ciao, buongiorno Elisa, buongiorno a tutti. Ti ringrazio per la tua consueta presenza in questo spazio. Allora, la prima notizia, devo dire, purtroppo non è una notizia nuova di cui dobbiamo parlare, no? Perché dobbiamo parlare dell'ennesima violenza di genere. Ora, in questo caso ci sono dei particolari, insomma, abbastanza inquietanti che lascerò ovviamente raccontare a te. Andiamo a Nettuno. Allora, sì, effettivamente ci troviamo di fronte all'ennesimo episodio di violenza dove le donne sono troppo spesso ormai vittime di aggressioni più o meno gravi e che comunque rimangono sempre con una condanna a cui gli uomini devono fare i conti, ecco, scusami. E certo. Questa volta ci troviamo in un fatto abbastanza molto grave, se posso così definirlo, perché effettivamente ci troviamo di fronte a una donna che è stata non solo stuprata dall'ex marito, ma è stata anche aggredita, ovvero picchiata e malmenata ripetutamente sempre dallo stesso. La cosa più inquietante, non solo l'orrore vissuto da questa donna tra le mura domestiche, quindi in un ambiente dove dovrebbe essere al sicuro, dove ognuno di noi dovrebbe sentirsi al sicuro, al di là di questo fatto orribile, la cosa che fa pensare è che la donna per avere aiuto è stata costretta a affacciarsi alla finestra e gridare proprio aiuto, e la sua richiesta è stata vista da qualche passante che, passando di lì, ha immediatamente allertato le forze dell'ordine. E questo ci fa pensare quanto la donna possa essersi sentita in gabbia e senza via d'uscita proprio tra le mura domestiche, costretta a vivere questo terribile incubo. Certo, probabilmente le sono stati tolti anche tutti i mezzi di comunicazione, no? Chiaramente, perché per arrivare ad affacciarsi dal balcone di casa e urlare, chiedere aiuto, ovviamente immagino che non avesse a disposizione nessun altro mezzo per comunicare all'esterno. Sì. Immagino e spero che l'uomo sia stato arrestato. Sì, l'uomo ovviamente è stato arrestato dopo il tempestivo intervento dei carabinieri, che hanno trovato la donna nell'androne, diciamo, del palazzo, seduta sulle scale con evidenti lividi e soprattutto con un evidente ematoma al volto. E questo episodio, come dicevamo giustamente in precedenza, ci fa pensare quanto ormai la violenza sulle donne sia diventata quasi all'ordine del giorno, e questo è una cosa molto allarmante, perché i giornalisti ne scriviamo, non dico tutti i giorni, ma quasi ripetutamente anche nella stessa settimana, e questo può portare a una sorta di assuefazione a questi fatti così talmente gravi che rischiano di non fare più scalpore e non diventare più notizia. E questa è una cosa molto grave, perché in questo modo, parlandone di meno, le donne potrebbero avere ancora magari più difficoltà a cercare di uscire da questi incubi, cercando effettivamente aiuto, che non sia una richiesta d'aiuto, ecco, disperata, come è avvenuto in questo caso a questa vittima di stupro a Nettuno. Clarissa, quindi tu pensi che si corra il rischio che ci sia una sorta di abitudine a ciò che succede nei confronti delle donne, quindi non ci sia più attenzione? Noi ovviamente speriamo di no, soprattutto da parte delle istituzioni, no? Certo, comunque la speranza è che effettivamente questi episodi non dovrebbero assolutamente accadere. Su questo penso siamo tutti d'accordo. Certo. Il problema è che se non vengono attenzionati e portati sotto i riflettori, questo potrebbe essere molto negativo, perché la società deve rendersi conto di questo fenomeno e della sua gravità.
Assolutamente, e speriamo che veramente ci sia una svolta in questo senso, perché a quanto pare anche gli ultimi fatti di cronaca che abbiamo sentito sembra non essere più sufficiente nemmeno il braccialetto elettronico, insomma, che era una delle misure previste, no, per aiutare queste donne, ma dei fatti di cronaca ci hanno dimostrato che non è poi purtroppo così efficace, quindi speriamo ci sia davvero un cambio di rotta. Clarissa, passiamo alla seconda notizia che insomma, dal Libano a Fiumicino, così intitola l'articolo della vostra redazione Il Faro Online, atterrati 46 siriani grazie ai corridoi umanitari. Lascio a te anche in questo caso la parola per tutti gli approfondimenti. Allora, l'aeroporto di Fiumicino ormai è risaputo che da parecchi anni, quindi da moltissimo tempo, è un nodo di scambio di questi corridoi umanitari che cercano di aiutare le persone che fuggono da paesi dove ci sono le guerre ad avere una speranza effettivamente di vita migliore e quindi di sopravvivenza, perché come sappiamo nelle condizioni in cui si trovano ogni giorno a lottare tra la vita e la morte vivendo sotto le bombe. Questi corridoi umanitari che aiutano i rifugiati atterrati a Fiumicino sono organizzati dalla comunità di Sant'Egidio da moltissimi anni, che dal 2016 è riuscita a aiutare e quindi poi indirizzare in varie parti d'Italia e anche in varie parti d'Europa oltre 2.000 rifugiati provenienti da questi paesi in difficoltà. E la cosa che ci fa pensare ogni volta, che comunque anche questa è una notizia che diamo molto spesso, fortunatamente è una buona notizia perché sta a significare che vengono salvate molte vite ed aiutate a ricominciare magari con la speranza di un futuro migliore, la cosa che ci fa riflettere questa notizia in particolare è che ormai sentiamo quotidianamente parlare delle due grandi guerre importanti che stanno accadendo, che ci sono purtroppo nel mondo, come la guerra in Israele e la guerra in Ucraina. Quello che non dobbiamo dimenticare però è che ci sono moltissime guerre, purtroppo da sempre, in qualsiasi angolo del nostro pianeta, che troppo spesso passano sotto silenzio, sia perché sono lontane magari geograficamente da noi, sia perché i mass media non gli danno una eccessiva risonanza, perché ovviamente si cerca sempre di andare un po' si fa una sorta di priorità purtroppo, però questo non deve portarci a dimenticare di quante sono le persone nel mondo che soffrono e che sono costrette a, ecco in questo caso, a fuggire e cercano di raggiungere l'Italia per poi cercare di avere, una vita un futuro migliore, no? Esatto. Certo. Assolutamente, noi ci auguriamo veramente che queste persone che sono arrivate in Italia abbiano davvero il futuro migliore che meritano, no? Come dovremmo avere tutti gli stessi diritti, no? Però purtroppo gli scenari internazionali ci stanno raccontando altro, no, Clarissa? Però insomma è una bellissima iniziativa quella della comunità di Sant'Egidio, lo ricordiamo, tra le altre cose leggevo nell'articolo che questi nuclei familiari saranno accolti in 7 regioni italiane. Sì, esatto, saranno accolti nel Lazio, in Calabria, Piemonte, Veneto, Campania, Toscana e anche in Sicilia. E da qui potranno cominciare un percorso, saranno accompagnati da dei volontari in un percorso di integrazione, grazie non solo all'apprendimento della lingua italiana, che comunque è fondamentale per permettergli di relazionarsi muoversi comunque nel nostro paese. Certo. Esatto, di cominciare a muovere i primi passi in una terra comunque straniera dove è tutto nuovo e per poi piano piano ottenere lo status di rifugiati e anche ottenere in futuro l'inserimento nel mondo lavorativo. Bene, allora veramente una buona notizia. Un'altra buona notizia, che è l'ultima poi che andiamo ad approfondire insieme, Clarissa, è quella che riguarda la Roma Latina, che a quanto pare sarà gratuita per i residenti del Lazio e mi sembra di aver capito che si sta anche lavorando per prolungarla fino a Fondi. Insomma, un bel progetto. Sì, esatto. Questo progetto riguarda quindi un importante nodo di collegamento che permetterà di far raggiungere Latina non passando solamente sulla Pontina. Sappiamo tutti che la Pontina comunque è una delle strade più problematiche per quanto riguarda il traffico e la viabilità locale e molto spesso chi fa la strada, ad esempio per lavoro, per studio o comunque fa la strada avanti e indietro, si ritrova troppo spesso a fare i conti con questo traffico interminabile, che sia per lavoro che sia per l'unica strada di collegamento tra Roma e Latina. Questi sono disagi a cui non ci può essere una soluzione se non quella
dell'autostrada Roma Latina sarà un'autostrada green, di avere il minore impatto ambientale possibile. La novità principale, oltre a comunque a questa cosa molto importante della riduzione dell'impatto ambientale di questo tipo di infrastruttura, è che solamente per i residenti nel Lazio, ci tengo a sottolineare, l'autostrada sarà priva di pedaggio, sarà gratuita per tutti coloro che la percorrono quotidianamente e coloro che risiedono nel Lazio. Questa certo. È una per chi ad esempio deve raggiungere da altre province della capitale e fa tutti i giorni per motivi lavorativi, oltre al costo della benzina, che come ben sa ormai ha raggiunto dei prezzi molto alti che cominciano a diventare onerosi per tutti gli automobilisti, sì, italiani. Purtroppo li conosciamo bene. Esatto. E la cosa buona è che comunque risparmieranno questo pedaggio di andata e ritorno per correre questa importante arteria. Beh, infatti, anche in questo caso, allora Clarissa, possiamo parlare di una buona notizia. Abbiamo concluso insomma con due notizie positive e ovviamente siamo contenti, ma siamo ancora più contenti che si parli di autostrada green, no? Quindi a basso impatto ambientale, perché insomma in questo periodo si sente tanto parlare, ne abbiamo parlato anche spesso qui, no? Tutela dell'ambiente, tutela del nostro pianeta. Ti ringrazio Clarissa per essere stata anche qui oggi con noi, hai raccontato perfettamente le tre notizie in previsione e ricordo ovviamente ai nostri telespettatori che possono approfondire ulteriori notizie che riguardano il territorio, il Mediterraneo, la parte del Mediterraneo laziale, sul Faro online, quotidianamente aggiornato. Grazie ancora Clarissa, allora a presto. Grazie Elisa, a presto. Non solo Roma, le notizie dalla regione con Elisa Mariani.